Ciao a tutte, so che sta arrivando la festa della donna e io ho pensato di fare la mimosa a modo mio. Allora, spero che vi piaccia. Io ho preparato per le amiche questa confezione e adesso vi dico l'occorrente per farla. Ho preso della lana gialla, non cotone, lana. Lana verde, forbici, pinze, uncinetto numero 3. Ho preso un nastrino che praticamente mi è servito per legare sotto tutto quanto il mazzetto delle mimose. Del fil di ferro finissimo 0,44, una ago da lana, guttaperca per fare i gambi per ricoprire il fil di ferro e forbici. E ora andiamo a iniziare. Mi sono dimenticata di dirvi il nastrino, ho preso un nastrino di raso rosso. Il cuoricino l'ho attaccato con della colla a caldo, anche il nastrino, ecco, tutto qui. Io praticamente ho fatto tre foglie, una più alta, una più bassa, perché è più carino sfalzato. Ho fatto tre rametti di mimose. E adesso andiamo a iniziare facendo le mimose. Allora, iniziamo facendo 7 catenelle. Ora contiamo 1, 2, 3, sulla quarta catenella prendiamo il filo e facciamo una maglia alta senza chiuderla in questa maniera. Ne rifacciamo. Allora, le prime 3 catenelle servono per fare la maglia alta, questa è la seconda, ne dobbiamo fare altre 3, sempre non chiuse, praticamente prendendo sempre sulla stessa catenella. In questa maniera, 2, 3 e ora se contate sull'uncinetto avete 1, 2, 3, 4, 5 fili e ora li chiudiamo tutti insieme in questa maniera e prendete la catenella sotto dove a quella che abbiamo fatto le 5 maglie alte in questa maniera e la chiudete. Ora rifacciamo altre 7 catenelle. Ricontiamo 1, 2, 3 e sempre sulla quarta rifacciamo altre 4 maglie, mezze maglie alte perché non le dobbiamo chiudere. 3. Una 5. Chiudiamo tutti insieme e prendiamo sulla catenella sotto e facciamo una maglia bassissima. E abbiamo fatto le prime 2 palline della mimosa, primi 2 fiorellini, diciamo. E continuiamo in questa maniera. 7 catenelle. Uno, due, tre, sempre sulla quarta, riprendiamo il filo e rifacciamo altre
Abbiamo, allora, la prima delle catenelle è sempre una maglia alta. Questa è la seconda. Devono essere 5. Sempre senza chiuderle. E ora li chiudiamo tutti insieme. Prendete sempre la catenella sotto le 5 maglie alte e chiudiamo con una maglia bassissima. Proseguiamo. Uno. Facciamo questa, poi fate insieme, le fate da sole. Allora, 1, 2, 3, sempre sulla quarta catenella da sopra, e rifacciamo altri 4 maglie alte senza chiuderle. Questa è la terza. Facciamo la quarta e la quinta. E ora le chiudiamo tutte insieme. E prendiamo sempre la catenella sotto le 5 maglie alte. E la chiudiamo praticamente con una maglia bassissima. Io ho fatto 4 palline. Ora io ne faccio 13. Potete farne 11, 12, 13, 14, 15, a seconda quando volete fare il rametto lungo. Comunque io ne faccio 13, poi ci ritroviamo qui. Eccoci. Se avete fatto 13 fiorellini, a questo punto dovete prendere un pezzo di fil di ferro. Misurate la lunghezza, la dovete fare un po' più lunga per fare anche un pezzetto di gambo. Così è giusta. E la piegate a metà e tagliamo il fil di ferro. Questa maniera, vedete? Tagliato a metà. Un'altra cosa, io ho preso questo filo adesso perché ci ho fatto praticamente solamente il mazzetto in questa maniera. Se volete fare la piantina, prendete il fil di ferro più erto, naturalmente. Ora vi faccio vedere come inserirlo sulla mimosa. Allora, tirate il filo in questa maniera e infilate sul primo, sull'ultimo praticamente fiorellino che avete fatto, in questa maniera, uno, e un'altra, due, prendendo da un'altra parte il fiorellino, in modo che prendete, non vi si sfili praticamente, e infilate il fil di ferro. Ora cercate di stringerlo e girate il fil di ferro in modo che non vi dia fastidio. Io ho fatto in questa maniera. Girate pian piano. E ora rifacciamo il senso opposto alle nostre mimose. Prendete l'uncinetto,
e abbiamo infilato il fil di ferro. Allora, adesso non rimane che lavorarlo mentre andiamo giù. Allora, tirate l'uncinetto e praticamente cominciamo a fare una mezza maglia bassa. Così. Questo dopo lo aggiustate alla fine e praticamente non si vede. Allora, adesso prendiamo il fil di ferro, la lana, tutto, facciamo una mezza maglia bassa. Ne facciamo un'altra perché almeno la prima pallina si ferma abbastanza bene. Poi alla fine la mettiamo a posto. Ora facciamo 6 catenelle, 1 5 e 6. Lasciamo le prime due, 1, 2, sulla quarta facciamo la solita pallina della mimosa, come abbiamo fatto con le altre. Una, due, una 4, perché la prima sono sempre le 3 catenelle, le catenelle dell'inizio. Chiudiamo tutto insieme e sulla solita catenella sottostante chiudiamo la pallina della mimosa e torniamo a fare la maglia bassissima, fil di ferro e il gambo di prima. Fate un'altra mezza maglia bassa e passiamo alla parte sotto, saltando sempre con delle maglie basse, vedete, e rifacciamo le 6 catenelle. Rifacciamo 1, 2 sulla quarta, le nostre 4. Maglie alte non chiuse. Sono praticamente 5 fili sull'uncinetto, dovete avere. Li chiudiamo tutti insieme e chiudete sempre sulla catenella all'inizio. Ritorna la pallina. Allora, al centro rifacciamo una mezza maglia bassa. Ripassiamo sotto alla prossima pallina in questa maniera, prendendo sempre il gambo di prima, cioè le catenelle gialle e il fil di ferro. E vedete che comincia a formarsi la nostra mimosa. Allora, le mezze maglie basse ne potete fare una o ne potete fare due, secondo come vi piace. Rifacciamo sempre le 6 catenelle. Sulla quarta riprendiamo. Facciamo l'ultimo e chiudiamo tutti insieme. Riprendete sempre sulla solita catenella e chiudete con una maglia bassissima e rifacciamo una maglia bassa bassissima, cioè sempre sul cordoncino di catenelle. Potete farne anche
anche più di una, secondo se vi piace o meno, perché più sono sfalsate, più sono più carine. Non è che dovete avere una scaletta, una. Vedete come vi piace più. Se volete, la volete più piena, ci fate più palline. Se la volete meno piena, ne fate di meno. Comunque, vedete voi. Sempre tutto questo va a piacere. 1, 2, 3, 5. Insieme, mezza maglia bassa, e rifate una mezza maglia bassa, sempre prendendo un fil di ferro, poi magari le mettete sfalzate, le potete girare come volete, perché tanto col fil di ferro fino potete fare quello che volete. Penso che abbiate capito. E adesso ci troviamo quando siamo arrivati verso la fine. Allora, io sono tornata giù. Come vedete, qualcuno in più l'ho fatto. Praticamente il rametto si è riempito. Sono rimaste 3 palline. Rifacciamo questo pezzetto insieme, così vi faccio capire meglio come ho fatto. Nel frattempo ho piegato anche un pochino il fil di ferro perché era abbastanza lungo, visto? E invece di tagliarlo, l'ho ripiegato su se stesso. Qui rifacciamo sempre le 6 catenelle. Sulla quarta facciamo sempre le nostre mezze, cioè le maglie alte non chiuse insieme. Quando chiudete praticamente la pallina della mimosa, cercate sempre di tirare abbastanza il filo in modo che, vedete, già si piega in questa maniera. E poi rifacciamo sempre una maglia bassissima sotto per chiuderla. E rifacciamo una maglia bassissima sempre. Come vedete, il fil di ferro si è coperto perché non si vede più. Venendo giù, dopo lo mettete abbastanza bene. Vedete? Allora, è rimasta qui la pallina, l'abbiamo fatta. Ripassiamo su quest'altra. Sempre la maglia bassissima. Facciamo un'altra pallina. Facciamo le 5 maglie alte non chiuse. Sempre tutte insieme e rifacciamo la maglia bassissima sotto, un'altra maglia bassa da questa parte e facciamo una catenella. Tiriamo il filo e il rametto l'abbiamo finito.
difficile. Mi sembra che con la lana rimanga più pieno e più carino. Non lo so, dopo va a gusti, se volete farlo col cotone è la stessa cosa. Fermate il filo e poi vi faccio vedere come mettere la guttaperca. Allora, prendete la guttaperca, tirate un pochetto più su, perché tanto questa, la mimosa può andare più su, iniziate a girarla sul fil di ferro, in questa maniera. Se vi sembra troppo fina, tornate su, come ho fatto io. Così vi rimane abbastanza più carina. Facilissimo metterla perché praticamente si appiccica. Così abbiamo fatto e la metto nella mimosa. Vedete? Poi ne potete fare uno più alto, uno più basso, a piacere. E adesso passiamo alla foglia. Allora, per fare la foglia ho cambiato l'uncinetto e ho preso il numero 4. Allora, le foglie le potete fare. Questa è da 18 catenelle, questa è da 25 e questa è da 35. Le fate come volete. Io le ho fatte un po' sfalsate perché mi sembra più carine, però dopo ognuno le fa come vuole. Intanto facciamo questa da 35 e avviamo 35 catenelle.35. Abbiamo le nostre 35 catenelle. Allora, io intanto mi sono preparata il fil di ferro come quello che abbiamo fatto sulla mimosa e l'ho piegata a metà, sempre un po' più lungo, fatelo delle catenelle che dovete fare il gambo sotto. E io l'ho infilato praticamente sulla prima catenella in questa maniera. E lo tirate. Questo, dato che l'ho diviso a metà, già ce l'ho pronto. E una volta diviso a metà, non fate altro che piegarlo in questa maniera, perché lo lavorate meglio e vi dà meno fastidio. Però, essendo molto fino,
Va benissimo, vi si accosta benissimo alla foglia. Tanti lo mettono dopo, ma io ho il vizio di metterlo prima. Prendiamolo. Ora, lungo le catenelle, facciamo tutte maglie alte, ogni catenella una maglia alta, prendendo il fil di ferro. Allora, in questa maniera, vedete? Prendete la catenella e il fil di ferro. Così nascondiamo il fil di ferro, vedete? E intanto la foglia rimane più tesa. E poi la lavoriamo anche meglio. Arriviamo fino da piedi facendo tutte queste maglie basse e prendendo sempre sia la catenella che il fil di ferro. Vedete? Ci ritroviamo qua giù. Allora, arrivate a questo punto da piedi, sull'ultima catenella, facciamo sempre la maglia bassa e facciamo 6 catenelle. 1, 2, 3. 5 e 6. Sulle 6 catenelle fate 5 maglie basse. Cinque e fate una maglia bassissima dove avete iniziato e passate sulla seconda maglia bassa. Rifate una maglia bassa e facciamo 6 catenelle. 3, 5 e 6. Girate la prima no. La seconda facciamo sempre delle maglie basse. Dove avete iniziato, fate una maglia bassissima. E passate sulla maglia bassa dopo e rifate 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Girate, la sesta la lasciamo e sulla quinta facciamo le maglie basse. 1, vedrete che è facilissimo, ci vuole un po', però alla fine il risultato è molto carino, perlomeno per me. Spero che vi piaccia. Fate sempre una maglia bassissima dove avete iniziato e passate su.
la maglia bassa dopo. E rifate una maglia bassa. Poi vedrete che quando abbiamo finito viene tutta compatta e carina. Allora, qui se vi sembra tanto alto, piegatelo in questa maniera, che poi tanto ho la butta verga e non serve, e così non vi dà nemmeno fastidio. Rifacciamo le 6 catenelle. 3, 5 e 6. La prima la lasciate, rifacciamo le 5 maglie basse. E 5 maglia bassissima sullo stesso punto e ripassiamo su quella dopo, sempre con una maglia bassa e 6 catenelle. 1 2 3 4 5 e 6. La prima la lasciate, rifate le maglie basse, ne sono sempre 5. Maglia bassissima sullo stesso punto e passiamo sulla maglia bassa dopo. Guardate, vedete? Io penso che sia abbastanza carina come foglia, un po' diversa dalle altre. E continuiamo. Allora, quando arriviamo, mettiamo a, contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 5 catenelle, ci troviamo, perché qua su le facciamo un pochetto più piccole per dargli un senso di punta per la foglia. Allora, quando rimangono sulle 5 catenelle, 5 catenelle, scusate, ci troviamo da questa parte. Mi raccomando, quando iniziate le foglioline, sempre una maglia bassa, 4, 5 e 6, 5 maglie basse. Cinque e sempre sullo stesso punto, ricordatevi sempre di fare una maglia bassissima per chiudere la fogliolina e poi ripassate su quell'altra con la maglia bassa. Non ero sicura di avervelo detto, perciò ve lo ripeto. Praticamente ogni foglia viene fatta una maglia bassa, 6 catenelle, 5 maglie basse e una maglia bassissima sullo stesso punto. Poi passate con una maglia bassa sulla catenella che viene dopo. Allora adesso ci ritroviamo qui. Guardate, se avete fatto come vi ho detto, praticamente abbiamo la foglia in questa maniera. Siamo arrivati quasi in cima alla foglia. Ora rifacciamo ancora uno o due giri con 6 catenelle. 5 e 6. Prendete sempre sulla quinta. 1, 2, 5. Una maglia bassissima sulla stessa maglia che siamo partiti. Allora,
Quindi sono ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ancora facciamo da 6. 5 maglie basse. Bassissima sullo stesso punto e poi ripassiamo su quest'altra. Possiamo iniziare a diminuire. Invece di fare 6 catenelle, ne facciamo 5. 1 2, fastidio, 3, 4 e 5. Invece di 5 catenelle, 5 maglie basse, ne facciamo 4 a sto punto, facendo 5 catenelle. 1, 2, 3 e una 4. E facciamo sempre la maglia bassissima. Lo stesso punto e passiamo sulla maglia bassa dopo. Qui facciamo altre, facciamo uguale 5, 2, 4, 5. Facciamo 4 maglie basse. 1, 2, 3. Bassissimo, stesso punto. E passiamo sulla maglia bassa dopo. Qui facciamo 4 catenelle invece di 5. Praticamente, allora, sotto ne abbiamo fatte tutte 6 e venivano 5 maglie basse. Queste due qui ho fatto 5 catenelle, sono venute 4 maglie basse. Qui ne facciamo 3. Allora, 4 maglie basse con 5. Qui ne facciamo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. E verranno 3 maglie basse. 1, 2 e 3. Maglia bassissima sempre sullo stesso punto, non dimenticatela che rimane meglio, e passiamo sulla maglia bassa che viene dopo. Rimpiccolirsi la foglia in cima. Allora, ne abbiamo fatte 2, questa è da 3, ne facciamo un'altra da 3, 1, 2, 3 e 4, 3 maglie basse, 1, 2, 3. Un punto bassissimo sullo stesso punto e su quello che viene dopo facciamo 1, 2 e 3 e una maglia bassa e una maglia bassissima per fermarlo. Giriamo il lavoro, cioè cercate di prenderlo da questa parte senza che la punta l'abbiamo già fatta.
Adesso scendiamo da quest'altra parte facendo praticamente le stesse cose. Facciamo 1, 2 e 3. Però io ho fatto qui per un pochetto più grande, facciamo solamente una maglia bassa. E riprendiamo sullo stesso punto una maglia bassissima. E passiamo sulla maglia bassa dopo. Facciamo 1, 2, 3 e 4 e facciamo 3 maglie basse. Una maglia bassissima sullo stesso punto e passiamo sulla maglia bassa dopo. E rifacciamo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. La prima la lasciamo e facciamo 3 maglie basse. Bassissima sullo stesso punto e una maglia bassa su quello dopo. Qui abbiamo fatto 3 maglie basse, ora ne dobbiamo fare 4, perciò facciamo 1, 2, 3, 4, 5 catenelle e 4 maglie basse per 2 volte. 1, 2, 3 e una 4, maglia bassissima sullo stesso punto e una maglia bassa su la maglia bassa dopo. Rifacciamo altre 5 catenelle, 4, 5, poi fra poco vi faccio vedere come viene. Rifacciamo 4 maglie basse, 1, 2, 3, 4, maglia bassissima stesso punto e una maglia bassa su quella dopo. E qui iniziamo quelle da 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 6 e facciamo fino alla da piedi la stessa cosa che abbiamo fatto per salire. Adesso vi faccio vedere 1. 2, 5, una maglia bassissima e la maglia bassa su quella dopo. Praticamente adesso vi faccio vedere abbiamo fatto qua su, praticamente abbiamo un pochetto diminuito la fogliolina. Questa è la parte che siamo saliti. E poi quando una volta che abbiamo finito basta tirarla giù. E adesso rifacciamo tutta la parte con 6 catenelle, 5 maglie basse, una maglia bassissima sul punto dove siamo partiti e passiamo sulla maglia bassa successiva fino alla fine. Vedete? Adesso ci ritroviamo quando rimane poco per arrivare alla fine. Credo che... Guardate. Scusate, ma ancora un po' di tosse purtroppo. Allora, vedete, penso che sia molto molto carina come foglia per la mimosa. Sono rimasti
facciamo insieme. Ho fermato il filo intanto, nel frattempo facciamo altri due, tre foglie qui da piedi. La facciamo insieme per finirla. Facciamo una maglia bassa accanto. Vedete che quando ci avrete preso mano è facilissima da fare. 3, 4, 5 e 6. 5 maglia bassissima sullo stesso punto e una maglia bassa su quella che viene dopo. Altre 6 catenelle, 5 e 6, 5 maglie basse. Bassissima sullo stesso punto e rifacciamo l'ultima fogliolina da questa parte, una maglia bassa, 6 catenelle, 2, 3, 4, scusate ma con la fretta qualche volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Fermatevi sempre con mezza maglia bassa, potete fare un'altra maglia bassa sempre sullo stesso punto e fermate il filo e abbiamo fatto la foglia. In questa maniera, come abbiamo fatto questa, potete fare quelle altre anche più basse. Io l'ho rifatta, ho fatto quella più grande in modo che la vediate bene. Eccola. Una volta che l'avete messa giù, vedrete che... Guardate. Come, io sempre, come vi ho detto prima, l'ho fatta con la lana, ma se qualcuno gli piace col cotone, la può fare benissimo col cotone. Non c'è problema. Adesso fermo questo filo, poi ci ritroviamo per mettere la guttaperca. Allora mettiamo un pezzetto di guttaperca, tirate più su al solito, come abbiamo fatto con la mimosa, e basta girare intorno al fil di ferro, in questa maniera. Piego sempre il fil di ferro da piedi in modo che non dia fastidio e uno non si punga, ecco, per gli scorsi. Tornate su perché viene meglio, una passata solo non è che sia tanto bella da vedere.
fatto prima. Aprite. Quando la confezionate, mettetela bene in modo che rimanga tutta piatta. Ci vuole un attimino, ma pian piano ci si riesce, come ho fatto io. Vedrete che sarà molto apprezzata, perlomeno alle mie amiche sono piaciute. Ecco, vedete, sono riuscita a metterla bene, vedete che è molto molto carina, perlomeno a me piace, spero che piaccia anche a voi. Poi prendiamo la mimosa. Io adesso ho fatto una foglia e un rametto. Poi fate come ho fatto io, dei rametti, ne fate di più. Ho preso un laccetto sotto in questa maniera e ho legato il tutto, e sopra ho messo un fiocchetto e il cuoricino. Guardate, se volete farlo più ricco basta aumentare le foglie e basta aumentare la mimosa. Guardate, che ve ne pare? Io spero che vi sia piaciuto. Lasciatemi un like e iscrivetevi al mio canale. Ci vediamo alla prossima. Ciao e buona festa della donna.